Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi è con veramente molta curiosità e soprattutto contento da morire che vi presento Dragonbane, l'ultimo gioco di ruolo fantasy edito da Free Legal, che io come sempre ringrazio di cuore per avermi offerto questa copia per la recensione, e si parla di un prodotto storico, che per la prima volta esce dalla Svezia ed è stato il primo o uno dei primi, ma se non erro il primo, gioco di ruolo ufficiale fantasy uscito in Svezia a cavallo fra gli anni 70-80, quindi proprio periodo Dungeons and Dragons dell'Advanced, ed è un prodotto che al tempo aveva un altro nome, ma successivamente con questa nuova versione è stato rinominato Dragonbane ed è una figata disumana e un gioco di cui mi ero incuriosito già durante la prima volta che l'hanno annunciato e che oggi vi presento sul canale, dopo la sigla. Dragonbane è un gioco di ruolo vecchia scuola, appunto come detto, edito da Free League. Quindi, vecchia scuola, abbiamo un'ambientazione fantasy. Per quanto per ora, nei moduli che vi faccio vedere all'interno di questo core set, e non è uno starter set, ma è un core set, poi vi dico alla fine del video dove anche acquistarlo e ordinarlo, all'interno della scatola c'è un manualetto con una campagna o avventure singole che vi vanno un po' a delineare la prima piccola ambientazione, ma l'ambientazione del gioco vera e proprio non la troverete qui dentro. E a parte questa piccola contea nebbiosa, troverete molto di più nei manuali che usciranno successivamente. Perché ho detto il classico gioco di ruolo? Perché qui dentro c'è tutto l'old school, quindi un po' la Sword and Sorcery del giusto sapore anni 80. Troviamo l'elfo, troviamo il nano, troviamo anche due razze prettamente di questa ambientazione, che una è una specie di licantropo e quell'altro invece è più un papero o qualcosa del genere. Non so perché la Free Legal sono fissati con i paperi, visto che l'hanno già messo su Mutant Year Zero, però ci stanno, sono simpatici e carini e sono molto agguerriti in questa ambientazione. E all'interno di questo core set trovate un regolamento di 90 pagine, 90, no 300, 90 pagine velocissimo, dove all'interno ci sono tutte le regole per crearvi dei personaggi e il gioco è nel classico stile, veramente, anche un po' alla vecchio D&D, dove voi avete delle caratteristiche e delle abilità. Le abilità sono collegate alle caratteristiche, ma solo per dare bonus aggiuntivi, quindi in questo gioco non dovete mai andare a tirare abilità più caratteristica. Se avete in un'abilità 15, dovete tirare 15 o meno sul dado da 20. Finito il regolamento. Ovviamente in questo gioco, se avete un bonus a forza, tirate un danno maggiore alla forza. Se avete un bonus d'agilità, tirate un danno maggiore con le armi da tiro e se l'avete ad esempio a costituzione o vigore, mi sembra costituzione, avete più punti ferita. Quando si passa di livello si possono incrementare le abilità, non le caratteristiche, le abilità per portarle fino a un valore massimo di 18 e cosa importante quando si tira al dado da 20, un 1 è sempre un successo critico e il 20 è sempre un fallimento critico. Passando di livello, cosa che adoro, me lo bacio tutto. Passando di livello non si guadagnano punti ferita in più. I punti ferita dalla creazione del personaggio alla sua morte sono quelli che trovate sulla scheda che avete all'inizio col bonus di costituzione. Quindi, anche arrivando in una campagna dopo un anno, i punti ferita sono sempre quelli e anche mostri uguali. Quindi è anche più facile calcolare il grado di sfida, ad esempio dei mostri da mandare al party. Quando il Game Master vi dà un vantaggio, tirate due dadi e ne scegliete uno, il migliore, come D&D quinta edizione, quando il Game Master vi dà un malus, un bane, tirate i due dadi da 20 e scegliete il minore. Quindi anche questo è molto fantasy classico proprio. I mostri non tirano mai per colpire, mai. Quando ci sono dei mostri, hanno una tabella con gli attacchi alien della Free Legal, preso proprio pari pari da lì. Il mostro dovete tirare un dado da 6, vedere quale attacco fa e successivamente tirare per i danni. Quindi per il mostro dovete scegliere l'attacco che fa tirando un dado da 6 o più a volte e un dado da 5, da 6, da 12, da 20 per vedere i danni che vi farà. Quindi gli attacchi dei mostri vanno sempre a segno e dovete tirare solo per ferire. Cosa vi salva dalle ferite? Parare il colpo con la vostra arma, con lo scudo o il valore di armatura che portate addosso. Se la vostra armatura ha un valore di difesa, ad esempio, di 5, tutti i danni che subite sottraete 5. Subite 5 danni meno 5 dall'armatura, non avete subito niente. Per la magia più o meno siamo lì, ma il discorso è semplicissimo. Vi faccio vedere velocemente cosa c'è all'interno della scatola, che tra l'altro è veramente ben fornita e per la spesa che chiedono, tra l'altro è anche bella
resistente come il cartoncino, quindi anche se uno la vuole usare ad esempio per tirarci dentro dadi è perfetta. Abbiamo delle carte avventura da una parte, delle carte avventura e da quest'altra delle carte tesoro. Perché questo gioco c'è la modalità per giocarlo in solitaria. Non avete un gruppo? Volete giocare Dragon Bane in solitaria? Ci sono dei moduli avventura per giocarlo da soli girando carte. È come se fosse una specie di libro game, quindi lo potete giocare tranquillamente in solitaria. In più ci sono le carte, altri mazzi ovviamente, tesori come vedete, e le carte iniziativa, perché l'iniziativa in questo gioco non va sull'agilità, ma ci sono carte numerate da 1 a 10, le pescate casualmente, mostri e voi, e vedete come siete messi in ordine di iniziativa. Poi all'interno c'è un sacchettino con tutti i tipi di dado, ovviamente non sono dadi del grandissimo valore, ma sono bellini plastici, sono trasparenti, che ricordano anche un po' il colore, il verde, no? Predominante di questa ambientazione. Un manualetto catalogo con tutte le uscite della Free Liga, quindi Mutant Year Zero, vi ricordo essere il primo gioco, e tra l'altro bellissimo, dove trovate praticamente dove è nato il regolamento dello Year Zero, che è quello che poi la Free League usa praticamente per il 99% dei suoi regolamenti, dei suoi giochi di ruolo. Poi abbiamo degli standee in plastica perché qua dentro a questa scatola abbiamo anche un set di miniature in cartoncino, però sembra una cavolata, voi mi dovete dire in quale altro gioco di ruolo li trovate. Abbiamo ad esempio, come vedete qui davanti, abbiamo dei giganti, abbiamo un drago, giustamente Dragon Bane ci devono essere, orchi, non morti, goblin, quindi potete tranquillamente rappresentarli sul campo di battaglia che qui è presente. Quindi avete dei mostri da ritagliare, staccare e da utilizzare, comprensivi anche di tutti i vostri eroi qui davanti, un elfo, un halfling, un nano e quant'altro. Quindi c'è anche del materiale per rappresentare le battaglie sul campo. Il regolamento, tra l'altro vedete, copertina non rigida, che è di 112 pagine, comprensiva di un'avventura a fine manuale e soprattutto dei mostri. Quindi è un regolamento veramente fatto bene, scritto bene e piccolissimo, velocissimo. Da quest'altra parte avete il modulo avventura, che tra l'altro è più grosso del regolamento, e qua dentro trovate avventure singole oppure trovate una vera e propria campagna. Quindi ci sono avventure che potete giocare in successione col vostro gruppo ed è una campagna che vi porterà via anche mesi di gioco, o potete usarle come avventure singole, magari per una one shot di una sera. Poi da quest'altra parte avete le regole per giocare in solitaria, come vedete, manualetto del tutto opzionale, con le regole per giocare Dragon Bane in solitaria, senza Dungeon Master, quindi vi volete fare la partita, giocate da soli con i mazzi di carte che vi ho fatto vedere prima. Da quest'altra parte avete delle schede, ve le faccio vedere, pregenerate, che sono i personaggi pregenerati che potete utilizzare per giocare subito, quindi non avete voglia di farvi un personaggio, ci sono le schede dei personaggi pregenerati, con la storia, le abilità e soprattutto, come vedete dietro, le caratteristiche, e ce ne sono uno ovviamente per ogni razza e per ogni classe. Delle schede, tra l'altro non le userei mai perché sono bellissime, delle schede bianche per compilarle, per creare i vostri personaggi, e di qua avete un cartoncino che vi serve per rappresentare gli scontri sia in un paesaggio boschivo, nella natura, vedete con i quadranti dove spostare ovviamente le miniature che vi ho fatto vedere prima con gli standee, e da quell'altra parte un interno di un dungeon o cose del genere. E poi questa qui che è bellissima, e vi giuro mi venne la voglia di metterla in un quadretto. Guardate bello anche dietro tutti quanti gli special thanks e ringraziamenti di chi ha sostenuto il progetto. La mappa, grandissima. La mappa dell'ambientazione non di Dragon Bane, perché la vera e propria ambientazione uscirà in un altro regolamento, in un altro manuale. Però avete tutta quanta la mappa per muovere le vostre avventure nella Misty Vale, che è tutta quanta la roba che trovate, tutta la campagna giocabile qui. E qui avete la mappa per rappresentarla. Quindi avete visto, in questo set di base, in questo core set di roba, di carne al fuoco, ce n'è tantissima, addirittura avete i dadi, gli stand, le miniature, cioè comprate il gioco, aprite, sembra che ci siano dentro già 3 espansioni, ed è veramente bellissimo. Il regolamento, ragazzi, è uno dei più semplici che abbia mai letto in vita mia, se la scozza da vicino con il gioco della Serpentarium, l'ultima torcia, perché a livello di regolamenti sono veramente semplicissimi tutti e due, e tra l'altro è veramente molto interessante anche per un gruppo navigato o per chi appena inizia.
Se lo volete ordinare, come sempre, primo link in descrizione. Ora apro una piccola parentesi, aspettate in fondo al video. Primo link in descrizione, c'è un'impressione dalla Gioco Libreria Semola, nostro negozio sponsor al miglior prezzo sul mercato. Se andate sul sito e non lo trovate disponibile, o proprio, cioè, non c'è nel catalogo, o c'è ma è finito, mandate una mail al supporto e fate presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan. Gioco Libreria Semola farà il possibile per trovarvelo al miglior prezzo, se l'ha finito o se anche proprio è un gioco che non ha in catalogo, lo ordinerà per voi per farvelo avere. Usate sempre il codice discount CORIDAN7, tutto scritto maiuscolo, CORIDAN7, al momento dell'acquisto per avere uno sconto del 7%. E per spese superiori ai 79 € corriere gratis in 48 ore in tutta Europa. Una cosa importante, quello che avete visto qui è il core set ed è solo in inglese al momento. Però la traduzione italiana del gioco l'ha presa la Need Games, quindi sempre tramite Gioco la Libreria Semola potete ordinare da Need Games il Quick Start. E il Quick Start è il manuale delle regole, praticamente non tutto in versione semplificata per farvi iniziare a giocare. E il Quick Start è una variante dove appunto si può giocare una piccola avventura, ma tutta questa roba all'interno non c'è. Quindi se volete ordinare il core set da Gioco Libreria Semola, mi raccomando, è solo in inglese. Ma più avanti, sicuramente nel 2024, lo troverete tutto in italiano perché lo sta traducendo la grandissima Need Games. Io ancora una volta ringrazio la Free Legal e ragazzi, se volete un gioco anni 80, sapore old school, vecchio Dungeons & Dragons, il più facile possibile da spiegare al vostro nipotino o vostro figlio di 10 anni che non ha mai fatto un gioco di ruolo, Dragonbane è il titolo perfetto. Provare per credere. Ciao ragazzi, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch, mano a mano, troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno. Quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube, lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!